domenica è il nostro secondo giorno a Madrid e siamo in una cioccolateria tipica per provare la colazione tipica madrilegna, ovvero il cioccolato con churros. E andiamo a vedere cosa ci arriva. Cioccolateria San Ginés, dove abbiamo appena fatto colazione con il famoso cioccolate con churros. È una vera e propria istituzione a Madrid, è aperta tutte le ore del giorno e della notte e i madrilegni fanno tappa fissa o per colazione come abbiamo fatto noi, o spesso anche nelle ore notturne e al rientro da qualche nottata tra i vari locali. And you said, welcome with your eyes, and we said. Il Palazzo Reale è una reggia da 2800 stanze. Ancora oggi è utilizzato per ricevimenti ufficiali. Il palazzo è visitabile se venite dalle 16 alle 18, l'entrata è gratuita. Il palazzo merita una visita perché le stanze che si possono visitare sono decisamente interessanti, si riesce a capire quanto era sfarzosa la vita al tempo in cui era abitato da re e regine. Ci sono anche alcuni affreschi di Tiepolo, per cui una visita merita. Se venite nell'orario in cui l'entrata è gratuita, vi può anche capitare di trovare molta gente, per cui valutate se vale la pena. Comunque venite assolutamente a vedere il Palazzo Reale. Piazza della Villa è una piazza molto caratteristica dove aveva sede il comune dal Medioevo fino ai tempi più recenti, quando è stato spostato in un palazzo più grande. Il mercato di San Miguel è uno dei più antichi della città. La sua struttura in metallo dei primi del Novecento è stata rimodernata ed ora ospita diversi banchi dove mangiare tapas e prodotti tipici. Essendo però frequentata da molti turisti, i prezzi sono superiori alla norma, per cui vi consigliamo di venire qui per vederlo, ma di mangiare altrove.